Bene, di Crescenzo Linda, Alessandra Di Luca, ciao ci conosciamo official, Gardellino, Pallone Ricchiuti, no, Giuli Giuli, ciao, saluto tutti gli amici che sono in diretta in questo momento. Come sapete, connessione debole, ecco, ora. Sto aspettando che arrivi Fernanda in questo momento. Un salutone a tutti, ragazzi, ci facciamo queste chiacchiere con Fernanda, quindi non vedo l'ora che arrivi la mia amica. Ecco qua, un saluto a tutti amici, ciao Monica Medina, ciao Paola Kiwi, Fernanda ti sto aspettando, Salvatore mi ha inviato di Dio, vediamo Fernanda se la vedo, ecco qua, forse non la vedo, vediamo se la vedo, ecco qua, Fernanda, Fernanda, Fernanda. Allora, aspettate che devo riuscire ad aggiungere Fernanda, ovviamente non sono proprio un grande. Ciao Pallone Ricchiuti, ci vediamo presto. Allora, aspettate che cerco di trovare Fernanda. Allora, con Fernanda. Vediamo un po'. Ma è che ci sono troppe richieste. Allora, vediamo. Fernanda, se riesci a scrivermi un ciao qui sotto, così io clicco e ti trovo perché non riesco a trovarti. Quindi un saluto a tutti quanti, ragazzi. Veramente un abbraccio intanto. Poi che dirvi come aggiornamenti? Stasera alla fine sarò ospite da Barbara D'Urso, che saluto anche adesso dalla diretta. Non so dove. In diretta anche lei, comunque la vado a trovare in puntata direttamente a Mediaset. Per cui ciao Miki Horus, fa piacere vederti. Ciao Antonucci Sonia. Potete Fernanda, riesci a scrivermi ciao qua tra le righe così ti aggiungo perché non riesco a trovarti tra le richieste di diretta. Ne ho altre 25, visualizza. Allora, trasmetti in diretta con vediamo un po'. Richieste. Fernanda, non ci sei tra le richieste, però, eh? Ho guardato le richieste, ancora non è arrivata Fernanda, quindi aspettiamo che Fernanda mi faccia una richiesta. Nel frattempo, sì, assolutamente, con Paola Di Benedetto, volentierissimo, la saluto e organizzerò una diretta anche con lei. Ciao Vale di Sky, un abbraccione. Ciao Valentina. Ecco qua un po' di domande, ma non vedo Fernanda, non sta. Ecco qua, vediamo Fernanda. Ecco qua, vediamo un po'. Sì, ma sono miei amici, dai ragazzi, ma cosa dite? Allora, aspetta un attimo. Come sapete, scarso per quanto riguarda la tecnologia, non me ne intendo affatto, per cui ho qualche problema di connessione. Ok, allora vediamo un po'. Ecco qui Paolo, ma c'è. Ah, Fernanda, eccola qua. Accetta. Eccoci qua, finalmente ti vedo. Non vedo l'ora. Ciao, Pat, ciao, Emilov, ciao, Erika, ciao. Eccola, ciao, Bunechina. Che bello vederti. Ciao, come stai? Eh? Bene. Sì, tu mi vedi comunque, mi Sì, senti? Tu... perché sai, qua in mezzo al bosco piove, è un delirio wifi. Ma sì, qua invece dove sono io ci sono le casette con le pareti grosse, quindi ho Ah, wifi, sì. ma non mi passa bene. Allora, boh, siamo a posto. Quindi adesso sono vicino alla finestra in modo che non caschi la wifi e Ok. tengo qua. Però l'importante è che mi vedi bene, insomma. Io ti vedo bene, Ciao tu mi vedi? Fernanda, come stai? Ciao! Non vedo l'ora Ma di ce l'hai vederti. una maglietta nuova? Non Sì, ho messo un po' di una maglietta blu questa volta, ti ho mai però visto! mi piace usare quelle nere perché Guarda la così mia che ho... rocco! Eccola qua, cosa c'è scritto? Ah, malinconia, scritto tipo metallica. Ma non serve avere malinconia perché sei lì con le tue bimbe, no? Quindi va tutto No, bene. ma è un scherzo, dai. Sai che io Ma dopo dobbiamo io credo disdrammatizzare. che...
Ogni tanto non capiscono il nostro modo di scherzare, pensano che siamo seri. Diciamo malinconia per scherzare noi. Ciao, c'è mia suocera, ciao Giovanna. Ciao Giovanna. Ecco qua. Ce l'ha. Ci Allora, stanno. Fernando, come stai? Ti ricordi l'ultimo abbraccio che ci siamo dati nella casa quando poi Sì. si è finita? Non ci vediamo da quel momento, ma sono passati quanto? 2 settimane. Alla fine, poi abbiamo Anche trovato un modo non lo diverso. so, 3 un mese fa. Un No, mese, no, meno. Ah, 3 settimane, 3 settimane. due, 3 settimane. Ormai qua e mi sento come una casa di Grande Fratello. Le giornate sembrano durare 5 giorni. Sì, è una cosa pazzesca. Siamo qua chiusi in casa come tutti. Aspetta che mi metto No, un po'. vabbè, aspetta Patrick, ho visto la tua diretta con Pasquale. Ah, Ti è stata ha faticosa. fatto morire da ridere quando hai portato la scatola. Ma hai visto quante cose ho preso? Ho preso tonnellate di cose, hai visto? Sai che ieri io stavo facendo i cambi stagionali delle stanze delle mie bambine. Ho alzato il letto perché sotto metto le cose invernali, no? Hanno detto: ah, ma questo è il letto di Patrick. Ah, perché avevi una montagna di cose? Beh, l'importante è che non so se avevi le cassette della frutta con i polli dentro, quelli erano divertiti un casino. Ai ai ai, Era comunque. tutto così come il tuo, mamma mia. Mamma mia, allora raccontami, com'è stato riabbracciare le bambine, la famiglia dopo? Oh, sì, ma poi non lo so, io pacciocchiavo loro, no? Penso che anche te, Leone, tipo, non ci credo. E Sì, poi il giorno dopo mi sono svegliata dicendo: sono qua, o è vero o no? ma non ti capita anche adesso di svegliarti al mattino e non capisci se sei a casa o nella casa del Grande Fratello? Ti capita Ma, ancora? no, non più, però sono una rincoglionita totale sulle cose di computer. Accendere o mettere in registrazione un film su Sky, tipo Netflix, scacciare un play. Io Sì, vado. per me il problema, per esempio, è avere adesso sono attaccato alla finestra perché purtroppo. Ma ti è venuta la luce bella? Ma luce bella no, però sto No, cercando di. sì, c'è una luce bella. Ah, Guarda, posso mettere le cuffie? Forse ci sentiamo meglio con le cuffie. Adesso. dai, anch'io allora, aspetta. Aspetta, proviamo. Allora, intanto chiedo scusa a tutti i ragazzi collegati e alle No, ragazze perché. Tecnologicamente no, non mi intendo. perché ci piace suonare quel vinile, vero? Io sono Sì, quella che ha fatto quei rullini ancora, fai te la allora, ecco qua. poi. Ah, però adesso ti sento Sì, meglio. Ecco qua, ecco qua. ma sai che io sono così old school che mi piace fare le foto col Polaroid, Mamma con mia, lui. quelle hanno un altro fascino. Adesso ti sento Sì, benissimo. Tu mi senti anche meglio? io molto Ecco qua. meglio. Bene, Ah, ecco. il problema è dove appoggiare il telefono. Esatto, perché Allora, c'era. adesso che ho E si messo l'auricolare non posso più girava appoggiarlo. il tasto in giù, proviamo a girare il tasto in giù, cosa succede? Ecco qua. Allora, provo a tenerlo così. Girare Ecco il qua. testo. Allora, come faccio a legare il telefono? Vabbè, non Patrick, importa, lo tengo così. gira il testo in giù. Ecco Ecco, qua. come me. Ma loro però non ci vedono, non riusciamo neanche a leggere a testa in giù poi. Ah sì? Allora. Tocca tornare come prima, aspetta. Ai ai ai. Allora, come stai, Fernando? Bellissimo ritrovarti qui. Allora, innanzitutto voglio ringraziarti perché è stato fantastico fare il Grande Fratello Sì, insieme e trovare da subito la tua amicizia, il tuo buonanchia, supporto, sì. io, te. Poi con Mompra, con Montovoli, Mompra, con Paolo, con Adriana, eravamo veramente un bel gruppo e sono proprio felice che ci siamo divertiti, anche se il Grande Fratello, perché la gente pensa che siamo lì e è vero che il tempo non passa mai, ci annoiamo e siamo lì a dormire, siamo pigri, però in realtà è io. faticoso star lì dentro. E l'abbiamo visto anche nelle varie litigate nostre, eccetera. Quindi è molto difficile, per cui devo dire che aver trovato un'amica come te che mi è stata vicino fino all'ultimo momento, voglio ringraziarti proprio di questo perché è stato
Fantastico. E soprattutto mi ha fatto piacere che hanno trovato quelle foto. Vuol dire che ci conoscevamo, siamo usciti insieme già nel 2005. Nel No, 2004 abbiamo delle foto insieme di 16 anni fa. Tu eri assolutamente. uguale, cavolo. Tu Io ero magro. Ma eri magro. ti Ero rendi conto? un pistello. E poi ero piccolo. Tu sempre uguale, sei proprio identica. Un po' di materia grigia, un po' l'ha messa su, va? Beh, vabbè, no, normale, con gli anni, con la maturità, i figli si mette su giudizio, è Non tutti, normale. Ma perché sei... Ma va che sei simpaticissima, Fernanda, sei straordinaria, cavoli. Sei una forza della naturalezza, Fernanda, è vero, ah, confermo. Ti hanno fatto dei Fernanda, perché tu complimenti. non hai rasato? Perché è Sì. annoiato. Fernanda, sei cattiva. Suca. Non è vero, no, 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 ve lo dico, non saremmo potuti essere amici se fosse stata cattiva. È stata buona, è dispettosa perché comunque ha un carattere che gli piace scherzare, eccetera, ma assolutamente Carioca. brava. È carioca ed è. C'è Montovoli? C'è anche Cioè, no. Montovoli in chat adesso, Ah, tu devi vedere questo Mompra Challenge. no? Ti spiego Raccontami allora. come. No. Montovoli mi ha detto che ci sarà il Mompra Challenge mercoledì, mi sembra, giusto? Ah, sì? Non lo so, mi hai mandato dei Oh, ma che messaggi. cos'è Non il lo Mompra conosco. Challenge? Allora, è Raccontami. una figata. Lui ha fatto con il Piccolo Lord, che Sì. praticamente a Piccolo Lord ha fatto fare 10 serie di piegamenti e No, ti io non ce la giuro. No, faccio. aspetta. Lui, okay, ho sentito ieri, lui ha detto che non riesce a alzare il braccio per Eh neanche sì. toccarsi i denti. Tra l'altro Paolo lo saluto tantissimo, ci siamo chiamati, ma siamo sempre un po' presi da altre telefonate. E no, la fatica, no, lo sport è una cosa che a me ha fatto bene, dentro la casa ho fatto più sport che nella Sì. vita normale. Adesso sto Mamma, bevendo adesso. Coca-Cola, No, mangio, adesso sto bene. perché eri Sì, ho un po' di cose in sospeso, posso bere Fanta, forte veramente. Coca-Cola, Sprite, Ecco, queste cose qua. appunto là di Sprite. Chi mi diceva, mi scrivevano tutti, che Ecco, io ti dicevano dico che. solo, se io ti dico che Sprite era DJ, tu capisci che non è. Sì, Ecco, esatto. quindi diciamo subito a tutti i fans che Sì. qualsiasi discorso, roba del genere, sono cavolate che dentro la Sì. casa a volte è difficile, non ci capiamo e quindi c'è poco da dire che amici come noi possono litigare. Quindi che E poi chi ci segue non è il caso che crei delle cose quando noi sappiamo che va tutto bene, siamo amici, quindi ci esatto. mancherebbe altro. Quindi No, ma sai cosa? Loro provano anche da provare da mettere cince, ma mettere sì. a prova l'amicizia, perché se tu credi a quello che scrivono sui blog, sui giornali, su Instagram, allora ci caschi dicendo: ah, guarda che parla male di te, è un falso, io ci casco. Allora vuol dire che la nostra amicizia non è vera? Ma sì, ma non bisogna cascare su queste cose. Ehi là! E poi c'è da dire che il Grande Fratello è anche passato. Adesso rimangono i veri rapporti di amicizia come il nostro. Esatto, Quindi è un piacere sentirsi finalmente di vederci anche così, aver avuto anche il tempo di organizzare questa cosa davanti a tutti quelli che ci seguono per dimostrare, ma non per dimostrare. È un piacere risentirci e ci vogliamo bene veramente. La nostra amicizia era veramente genuina. E poi ripeto, 3 mesi, 2 mesi e mezzo, 3 mesi vicini io 77 dentro una giungla. Comunque è faticoso il Grande Fratello. Quindi, Fernanda, mamma mia. ti porto, ti careggo un curaçao Non perché sì, conosco! sei stata veramente gentile. Comunque, raccontami un po' del Mompra Challenge con Paolo Ah, e ecco. Montovoli. Ah, ma tu hai Allora. capito adesso perché Paolo non vuoi fare una diretta con me? Chi, Paolo? Non vuol fare una diretta con te? Non lo so, non No! l'ho sentito. No, L'ho sentito, no, Paolo, ci siamo salutati, ma no! Ti dico non io, riesce a lui. tenere il telefono in mano perché gli No! fanno male le Perché gli braccia. faccio queste cose! Ah, non l'ho capita però, perché? Perché lui è un piccolo lord. Eh beh, lui è, Paolo è veramente, beh, a parte è stato veramente un grande amico nella No, casa, però lui è sempre stato molto. sentiamo tipo via FaceTime, così saluto anche la mamma, ci sentiamo tutti i giorni, ma lui ha detto diretta, no? Perché vado a finire
Su quelle testate giornalistiche del cavolo che finiscono a dire chissà che cosa. Beh, tu sei comunque un uragano di energia, quindi è chiaro che dici tutto quello che pensi. Esatto, ah, e chi non piace, change the channel, baby. Ah, ti ricordo una cosa fighissima che facevamo. Dai. Are Ah, sì, ti ricordi? you tired? Hey, Che you're not pubblicità. able to get out from your home. You're in the house, then you can try a nice Instagram direct. Call your friend and chat in front of your followers right now. Call now Fernanda and Patrick from 19 today. Sì. Instagram. Yes. Call it as 1-800, it's not dangerous and forward. Prescrizione la PG-13. Vabbè, comunque, Karim, ciao. Ma sì, ma guarda che siamo stati un bel gruppo di amici nella casa. Faceva Ecco. ridereissimo, è quello. Brianna, mi facevate morire da ridere quando lo facevate insieme. Che mi facevano da Tutte le ridere quando televendite. facevamo le cose delle pubblicità del film From a True Story. Sì, a story never told before. Fernanda, it's coming from another century. For another Arriving in the house of Big Brother, talking to Adri. From the talent, Adriana Volpe and Fernanda Lessa, a story never told before. winner. Esatto, from the Oscar winner. Ai ai ai, che bello, quanto ci siamo divertiti. Comunque, Sì, ci siamo divertiti di Mao mille Zedong. volte. Sì, no, una quella cosa che avevamo fatto in piscina, che era geniale. Stavo per raccontarti, ma quante botte ci siamo presi quando No, avevamo in dai. spalle io e Paolo. Avevamo te, Clizia, e Clizia ti ha smontato un braccio, perché non sembra, ma Clizia ha una forza immensa. Mamma mia, anzi la saluto, Clizia, ciao, ciao Paolo, ciao Clizia, speriamo di vederci presto. Mamma mia, ma che forza immensa aveva, una cosa incredibile, ti ha lasciato il segno. Sì, ce l'ho Mamma, ancora, mi sa, vede? davvero? Ah, c'è Vede? ancora lo sgraffio, ma no, sì, Sì, qualcosina si vede. segni Ma se della non ci mela. fosse questo problema, tu torneresti ancora dentro il Grande Fratello? Ovviamente sì, ma Ma sì, figurati. dai, era Se bellissimo. c'era questo cast qua, tu, Mompra, Paolo, Adriana, Senza il problema del coronavirus fuori, ecco, tutti tranquilli. mamma. Allora ritornare lì dentro, sì, Ma certamente perché sai sarebbe. cos'è? Nell'ora dell'uscita, io quando pensavo di andare al Grande Fratello, pensavo nell'uscita. Ma ascolta, Nenei non c'era quando sei uscita, vero? No, io pensavo Hai nell'uscita. pianto tutto il pomeriggio tu. Eh sì, Avevi pianto con perché me. volevo che lui venisse a prendere, ti ricordi? Che siamo andati anche Certo che in mi confessionale ricordo. io e te. Sì, stavi male, mi Vogliamo ricordo. lei, Io poi avevo paura veramente che non potesse venire tu, delusa, eccetera. Poi alla fine, no, qualche ma ora quando di sono uscito ho macchina, sei capito. arrivata a casa poi, No, ma quando giusto? sono uscito ho capito. Eh sì, abbiamo affrontato il mondo che tutti hanno vissuto un passo alla volta, No, quindi io pensavo che adesso tipo ci siamo ah, dentro. esatto. Quando io ero dentro dicevo no, ma come mai? Il mio marito non farebbe mai una roba del genere di non venire a prendermi. Quando sono uscita, perché tu immagina uscire dal Grande Fratello, no? In studio con i tuoi familiari, pensa che Omar mi ha detto anche che aveva già prenotato, preso il numero di passaporto dei miei genitori a venire a Ci trovarmi. credo, sono Ha sicuro. capito, che figata. Poi sempre immaginare quella uscita col pubblico, con il nenè che mi aspettava lì. Invece sono aperta, pioveva, buio, la gente tipo a 10 metri di distanza, tutto con la mascherina, con il Cos'erano? guanto. Era la produzione, poi non era pubblico. No, c'erano 4-5 gatti. Certo, mamma mia, poverini anche loro a lavorare lì intorno a Sì, noi. è Che fatica indietro. tutto insieme, eh? Ti ricordi quando andavamo nel castigatoio a aspettare A le disinfestare. cose, eccetera, che non capivamo niente di quello che stava succedendo. Perché poi io Infatti, un pensavo bel che ricordo che ho, un ricordo molto bello, che siamo stati uno tra gli ultimi privilegiati ad andare, grazie al mitico Fabio Testi, che saluto e gli voglio tanto bene, Fabione, spero di la rivederti suite presto. Quando siamo andati in suite, che io, te figata e Fabio Testi, è e Adriana uno dei ricordi più sì. belli per me Perché del Grande quando Fratello.
uscite dalla casa, siamo andati al ristorante tra amici, fighissimo. Sì, è stata veramente una bella serata. Poi tu e Adriana avete ballato la musica orientale, indiana. Io e Fabio esterrefatti, guarda, siete stati fantastici. Beh, Ah, che buono quello dolce, mamma, ce l'ho fino a qua, fino ad oggi. praticamente quella serata me la ricordo perché, beh, avevamo mangiato, voi vi siete controllate, io sono goloso, ho mangiato tutto, quindi non ho digerito. Tutto. Sono tornato Anche con i degli dolci. altri, tu hai mangiato anche degli Sì, altri. forse ho mangiato anche i vostri piatti. Sono Sì. tornato indietro nella casa, c'era Montovoli, Paolo e Denver che mi aspettavano con dei gavettoni d'acqua e mi hanno fatto 8 gavettoni sincronizzati. Io sono rimasto completamente bagnato col dolce in mano. Ne avevo due, un bicchiere esploso, si è sbriciolato in 1000 pezzi. No. L'altro è rimasto in piedi e mi ha detto: ve l'ho portato, tenete qua. Però mi sono divertito da matti quel giorno, è stato fantastico. Aspetta un attimo, perché io devo stare alla cuffia perché io sono un genio. Ho dimenticato di mettere in carica il telefono. Ah, ti si sta spegnendo? Vai No, tranquilla. Beh, mi ha detto che ho 20%, secondo me regge. Massimo quando arriva da 10 metto in tu carica. cerca di aggiustare. Allora, ragazzi, mi scrivono la dieta. Sto facendo Dai, un po' di vediamo. dieta, ma stare chiusi a casa. Allora, non c'è sossio per andare a correre in casa e da solo mi vergogno di correre in giardino. E poi mangio, mi sono comprato un Ecco! sacco di cose da È il mangiare. Mompra Challenge. Spiegami il Mompra Challenge, racconta. Lui sceglie una cosa da fare tu, per esempio, a te farà fare i bicipiti, non lo so. No, i Ok. bracci, io ho detto addominale o gluteo addominale, che sono quelli che mi piacciono di più. Posso fare una serie di 10 volte per 10 serie per 10 volte. Ti ho vista, tra l'altro prima ho visto che eri in diretta, ti stavi allenando. Sì, ma poi è caduta perché cioè io sono come te, senza wifi, senza tecnologia, sono un disastro. Noi Però andiamo aspetta, d'accordo, esatto. allora praticamente lui ti fa fare una serie di 10 volte questo esercizio, non riesco mai, esercizio, Nel e mio caso poi è esercizio, per me è un esercizio, per voi è un esercizio. esercizio, mi piace da dire. Esatto. E poi ti fai una domanda e tu devi rispondere facendo jumping jack o facendo skip, tipo Ci proverò. trentrino, tritollando, tritollando a 300. Ci proviamo a fare questi esercizi. Per me sarà. Io so già che perdo e quindi. Sì. E adesso ti monto un montaggio che poi dopo gli ha fatto un'amica di Sky, che è fighissimo, che Paolo chiedeva qual è stata la come si chiama? La selezione, no? Come si chiama? La nazionale del 2006 che ha vinto il mondiale. Devi dire qual è tutti i cacciatori. Poi qual è, non lo so, delle domande di genere più per il calcio, giustamente, per Paolo, Certo, io a quelle non saprei rispondere. Oh, no? mi è caduto il No, telefono. vabbè, Scusa, eccoti. scusate a tutti. Guarda. Chiedo Ma scusa. mi manca Lo troppo devo tenere con la dita. quel gioco che Quale, facevamo quale? in piscina con i divani. Che Ah, fighi. quelli coi divani. Poi purtroppo ci hanno proibito di usare i divani perché incameravano troppa acqua e rischiavano poi coi cavi elettrici fuori. No, 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 mio marito mi ha visto, mi ha detto che perché 2 o 3 volte io e Eclipse, se abbiamo rischiato così, anche tu, di Di beccare i battere la bordi. testa? Ah! E hanno ragione. Ah, beh, se c'è tuo marito, salutamelo tanto, Nenei, che non vedo l'ora di conoscerlo. Allora, pensa che di tutti i concorrenti, i suoi amici, hanno chiesto solo che vogliono assolutamente conoscere te. Beh, ma tanto, intanto la gag del bosco, gli amici siamo noi e Sì, spero che ci riuniamo no, tutti ti insieme. parlo perché dicono che c'erano 3 amici che hanno detto: no, Patrick, devo assolutamente Ma conoscere, o che quello mi ha ti detto. ringrazio, però io Sì, mi sì. ricordo che già da quando avevamo fatto, nella puntata del Festival di Sanremo, quando poi ti ho detto: Fernanda, dai, organizziamo una cosa, facciamo cantare Antonio per un'ora.
E anche Montovoli, Paolo ci siamo messi la parrucca di paglia e mi ha detto: canta, canta, canta. E noi ci siamo messi lì a caricarli così. E arrivava anche Fabio Testi che si è bevuto tutta la bottiglia poi quasi da solo perché nel frattempo eravamo tutti impegnati. Quel giorno che hai detto: cavoli, Patrick, ma così è divertentissimo far casino, nessuno si accorge. E lì abbiamo iniziato proprio a divertirci. Gli amici di tuo marito l'avranno vista, avranno detto: questi almeno invece di piangere, di litigare, di far casino, sono lì No, a è perché divertirsi. dei master comunque sono fan tuoi da quando loro erano ragazzini, perché mio marito è giovane, è più giovane di me. Certo, E allora i suoi ok. amici erano quando erano pischelli, tipo non lo so, avevano 14-15 anni, ti seguivano nel primo GF. Ah, allora mi sono portato dietro un po' di vecchi appassionati di Grande Esatto. Fratello, Jalapas, della mia, non so se lo sai, ma ho fatto una suite con Katia, che è un'amica carissima, e purtroppo ho vomitato a tavola. Lei rideva così tanto che è corsa in bagno, si è fatta la pipì addosso, però poi, come se nulla fosse, abbiamo pulito, ci siamo seduti e abbiamo continuato a cenare, uno schifo. Però era tutto gavettoni, cucinate, abbiamo rotto Ho tutti i bicchieri, tutti i visto che ti ho piatti, un preso disastro. un istintore. Quello perché ha preso fuoco, perché hanno sbagliato, hanno messo il pane a scongelare nel microonde, però l'hanno messo al massimo potenza, Ah, ecco perché era non ce diventata una palla l'avevamo. di fuoco, no? Ecco Allora ho perché detto: non via, arrivo avevamo. io che ve lo spengo, con l'estintore. Ah, ecco perché non avevamo il microonde. Ecco perché non avevamo estintori nella Ah. casa. Perché io ne ho fatti fuori almeno 10 nelle altre edizioni. E non sto scherzando, eh. Se chiedi alla produzione, hanno detto: no, estintori a Patrick non si può. Perché è la prima cosa che apro appena ho voglia di far casino. Ah, la cosa più Ai ai ai. bella è stata la doccia, vabbè. Beh, cosa dici qua? Patrick rispetta tutti, bene. Beh, io però voglio bene a chi mi ha voluto veramente bene nella casa, non mi ha mai preso in giro, non mi ha mai insultato. Fernanda mi ha sempre rispettato. Fatto per te, è fatto insieme a te. Sì, e soprattutto mi hai sempre voluto bene, rispettato, mai parlato male alle spalle. Io ti voglio No, tanto bene, Fernanda. a me non mi parlavo in faccia, no? Adesso stiamo chiacchierando almeno. No, ti dicevo qualcosa di te, te lo dicevo in faccia, Ma prendevamo sì, in ma poi giro. sempre, ma, no, ma tra amici c'è sempre stata Sì. stima e sai cosa c'è sempre stata? Lealtà, che è quello che conta di più e che nella casa comunque il Grande Fratello è un gioco, è quasi giustificato anche essere sleali, nel senso che vale tutto No. perché ognuno si crea il gioco che vuole, però Vabbè. devo dire che noi ci siamo divertiti, anche C'è perché il mio... Montovoli, mi dicono. C'è C'è Mambra. Montovoli, ciao Monto, non ti leggiamo, ma se ci senti mandiamo Mambra, un bacione. no. Ciao Mambra, passò. Montra! Arizona, hai bevuto. Ok. Teresanna era una grande amica mia, io le voglio tanto Sì, anche bene, anche io Teresanna, devo fare una così. diretta con lei presto. Ciao Sì, Teresanna, ci vediamo presto! ma Ecco qua. comunque. Cosa stavo dicendo prima? Ma Ah, quando stavamo c'è. dicendo che comunque No, che C'è uscita, Monto, ciao Monto! Ecco qua. dov'è? Non so, vedo che lo salutano, dovrebbe esserci. Quando sono uscita, non so se tu hai visto quando ero nella suite. Mompra, eccolo Montovoli! Ciao Monto! Che bello, poi ci becchiamo tutti insieme. L'ho letto, c'è Fernanda, c'è Montovoli che ci guarda. Ciao! Popcorn! Mombra, hai Ai ai ai. fare Mombra Challenge? Eccolo, Gang del Gospel. Sì, voglio farlo, però Monto, occhio perché io sport. Cioè, non è che riesco a fare 20 addominali, poi esplodo, No, muoio. devi Ahia. fare il piccolo lord senza rispondere con Jumping Jack. Ci provo, fammi vedere E qua in qualche finisce maniera. io Certo. gritando poi. Eccoci No, qua. ma aspetta, stavo dicendo, sai che una ora che sono uscita, tu hai visto quando mi hanno messa nella suite? Non mi Parlano, ricordo facevano. più. Cosa è successo nella suite? Mi hanno fatto vedere un video dicendo che tutti parlavano male di me e poi hanno messo una clip che c'era tu e Paolo, figurati se ci No, ma casco. quella clip lì l'ho vista, ma stavo Sì! solo facendo la tua imitazione, non Sì! era una cosa... Ho No! detto, quando ti arrabbi ti vengono Sì! gli occhi piccoli, fai...
puttana caraglio e basta, ma non è parlare male, quella No, è una cosa del Grande Fratello, ma eh. quello ti sto dicendo, se, quando c'è l'amicizia, capisci che dici no, figura. E poi Ma perché figurati, Paolo io e Paolo a fare l'imitazione. diceva sì, è vero. E io ho detto, ma chi mi volete prendere? Perché se non fosse l'amicizia vera, quello che sto dicendo, tu arrivi e dici, ah, ma allora non era vero. Cioè, ragazzi, anche se no, Ma possiamo. quello, Fernanda, ma quello non è prendere. Ho detto, ti vengono. Chiudi gli occhi quando No! fai così, ti vengono gli occhi piccoli. Esatto, quelli. E dici, caraglio! Quella non è una Capiva? presa in giro, ma scherziamo. No, assolutamente. No, io poi ho detto, se una è cattiva, sì, perché io vengo da Rio, ciccio! Esatto. Tanto saluto Montovoli che saluta tutti e che, vabbè, ha detto che devo fare il Monpra Challenge con le merendine. Ok, quello mi piace come Monpra Challenge. Monto, va bene con le Va merendine. Ecco, bene, vedi che scrivono, ok. Fernanda, devi sapere che Patrick ti ha sempre difeso. Ma lo sa, Fernanda, te l'avrà detto Sì, il nenè, tanto no? io non ascolto le cattive Ma lingue. Tanto sai figurati. che i haters li blocco tutti. Cosa è successo? Non... Bah, vabbè, sento, tifavo Montovoli, anche noi tifavamo Montovoli, ci hai Sì, mangiato da infatti, pazzi comunque. tu sei stato tipo 10 giorni male, Ma allora, a me mancava, e poi Paolo purtroppo tra Clizia e Montovoli ha accusato moltissimo la mancanza eh? di Sì, loro, Paolo. quindi è diventato, era abbastanza depresso. Sì. Insomma, ci siamo un po', siamo rimasti uniti, ma poi vabbè, Sì. in quel periodo, proprio in quel periodo, hanno È iniziato a uscita anche la raccontarci cosa del della coronavirus. tutto Adriana, il merda. sì, no, io ero preoccupatissimo, depresso e lo sono ancora per la realtà che ci circonda, chiaramente è difficile Mamma adesso. mia, ma sai che Cerchiamo tutto. di portare il sorriso anche perché noi siamo durati lì dentro, sapendo che fuori è arrivata questa apocalisse e abbiamo continuato a cercare di ridere, scherzare per dare spettacolo comunque, per divertirci. Ecco, Esatto. Infatti, ma infatti vorrei io dire una cosa, io strategie non sono uno stratega, per me non. l'obiettivo era divertirmi con il crollo del leader, basta, tutto No. qua, era un Sì, ma giochino. Ma sai cosa è mi un gioco dice? innocuo che finiva per divertimento, far Ma vedere quello che abbiamo non soltanto fatto il e mio marito, basta. ma tanta gente che ho sentito che mi hanno scritto hanno detto che l'autore eri tu. Ah, ma no, però sai cosa ho rivisto da poco che eravamo insieme, tu ridevi sotto i baffi. La vasca da bagno a Valeria Marini durata un minuto. Un'ora per riempirla e poi lei lì infastidita, poverina, che poi adoro, ho sentito anche Valeria, siamo amicissimi, anche Fabio Testi, proprio tutti amici. Però lo scherzo a Valeria dei rumori con Denver che faceva finta di avere la dissenteria è stato tremendo e molto divertente. Guarda che proprio sei un rompepale, perché Sì. c'è sta lascialo, poverino. Paolo passava e diceva: Mamma mia, ma oh ragazzi, ma c'è sta una puzza qua. E Valeria, io non sento niente, ma forse c'è un po' di puzza. Aristide! Guarda, Fernanda, scusami, Fernanda, puoi andarmi a prendere le forcine in piscina per piacere? Stai andando in magazzino, già che ci sei, vai in piscina a prendermi le ciabatte, grazie. Ai, 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 che ridere. Ma Patrick, che bella sta maglietta, dove l'hai preso? Quale maglietta? Ah, La maglietta che stai indossando? della Marini dici che fa. Oh, ma che bella maglietta! Ah, sì, guarda, l'ho Bella presa. È maglietta! molto, molto. Ok, ciao Valeria. Sì. Fernanda, ma che bei capelli che hai! Chi hai nominato? Era divertentissimo. Era divertentissimo. Aristide! Aristide! Mamma mia, che divertimento! 3 ore per fare il settaggio delle sue colazioni fuori. Sì, sì, sì. Poi dopo che ha preparato tutto, che ha impiegato un'ora con Aristide che li portava la colazione. Ah no, che adesso devo andare a fare la doccia. Ah, sì, è vero, ma quanti caffè! Povero Denver anche. Dallas, scusa, un caffè. Lui preparava il caffè, o prendeva il caffè e poi se ne andava via e non lo beveva nessuno il caffè. Era fantastico. Veramente divertente.
qua, qua Leggiamo un mi po' dei chiedono, commenti. Denver è un amico fantastico, ci sentiamo sempre, è una grande scoperta, sono felice che ci abbia fatto da spalla per Fate un mille rap scherzi. dissing. Cos'è fate un rap dissing? Cosa è successo? Qualcuno sta dicendo per fare un Fernanda, sono al rap. 20% anch'io di batteria, è una tragedia, Oh mio allora Dio. finiamo insieme fra Sì, poco. esatto. Ma Fra un facciamo po' un mi si rap, dai. spegne. Facciamo un rap della casa. Ecco Facciamo qua. così. Il rap della casa? In No, italiano? è un po' difficile per me, però sì, dai. In Io credo italiano? che sì. Allora, Inventiamo in inventiamo diretta. adesso? Io non ho mai fatto rap in Tu vita mia, ci parti. provo. Allora. Tu parti. Ok, tu parti. Sei un cringe, anche se nel letto puzzi. È arrivata Fernanda Alessa nella casa, è la più spessa. Cosa ha mangiato? Non lo sappiamo, ma per fortuna, anche se ho cucinato, boh, non so fare rap. Aia. Patrick, sei un cugino, anche se a letto tu russi. Aia. Però non è vero, russa di più Fabio Testi. Ho scoperto che alla fine fa i versi, anche se io russo e rantolo di notte. Fabio Testi poi mi dà le botte. Quante ne ho prese, che divertimento, mamma mia. Oh, ma basta! Hai rotto i coglioni! Basta! Patrick, basta russare, era bellissimo. Basta! Ai ai ai. Mi hai rotto i coglioni! Allora, qua non riesco a capire. Ecco qua. Brava Fernanda. Ecco qua. Ci sono un po' di domande, ecco qui. Ma Montovoli è ancora collegato? Comunque è difficile fare rap, eh? Ecco, una cosa che ho fatto al Grande Fratello, c'era bella musica, molta musica italiana, ma anch'io ho visto, Fernanda, che finalmente ti sei dedicata a un po' di rock, come piace a te, un po' di Ozzy Osbourne, che è il nome dei tuoi cani, poi, se non sbaglio, mi ricordo, eh? Che sono uno piccolo e uno grande, i tuoi cani. I gatti nella casa del papà si Ah. chiama Angus e Malgo, che sono i cantanti e chitarrista dei CDC. Ah, beh, immaginavo allora. Sì, anch'io ho ascoltato un po' di Guns N' Roses, un po' di musica rock delle Ho nostre. postato il nostro ballo di Welcome to the Jungle. Ah, non l'ho mai visto quello, me lo Sì, mandi è poi in sulla qualche modo? Mi tagli? Devo sì. No, trovarlo. Chissà ti com'è mando. stato. Io a Sì, rivedermi, tu sei bellissimo. Io perché... sarò stato un. Poi stavo morendo di fatica in quel momento, non avevo più No, voce. perché hai preso la coperta rossa usando come Sì. se fosse la bandiera americana, Axl Ah, Rose. io Axl Rose è uno dei miei miti, mi Sì, piace da pazzi ancora. quando lascia i capelli Non ho capito. come Axl? Devo farli crescere, come peso ci siamo perché anche lui ha messo su qualche chiletto. Poi devo chiamare Stephanie Seymour, chiederle se esci con se devo invitare fuori Stephanie Seymour e faccio November Rain, insomma. Non deve fare tutti i botox anche. Ecco, vedo i commenti, ma quanto cazzo è bella Fernanda, ve lo dico io. Fernanda è bellissima, e tra l'altro, quella volta all'inizio, all'unanimità da tutti i maschi nella casa, avevi preso 10, 10, 10, 10, 10, ti ricordi? Quando avevi vinto proprio la prova dello spogliarello delle donne, insomma. Perché ho fatto con l'ironia No, della perché sei perfetta, sembri una scultura, anche se poi giri in pigiama, spettinata. sì. Ecco qua. Ma sai cos'è? Ogni tanto facevo così, tu dicevo, oh Fernanda, non fare così, tu sei la mia sorella. Infatti, non si può, Fernanda. Sei veramente mia sorella. Non è che possiamo star lì, che devi metterti la crema davanti a me in giardino a bronzare. Aiuto, tutta così. Oh, dico, Dai, faccio ho come fatto finta di Arnold. Che cosa farlo. stai dicendo? Esatto. Che cavolo dici? Grazie Maria Grassim, ecco qua. Fernanda falsa, Patrick ha parlato male, basta, ok? Chiacchierate, tanto lei poi sparlerà. Bella Ma anche in e tu? pigiama, è vero. E poi sì, devo sentire anche Paolo Ciavaro, organizzare una bella diretta con lui che ci vuole una rimpatriata. Poi io e Paolo ho scoperto che ne hanno parlato anche di questo. Quando poi erano le 2, 3, 4 di notte, finivamo a parlare sulle scale come faceva lui con Montovoli.
E ci siamo fatti un sacco di risate, quindi dobbiamo tornare a fare. Ma non c'è modo di fare una diretta in tre, chiacchierare tutti e tre Esercizi. insieme. Mamma mia, Senti, perché. dimmi. No, dico, bisogna trovare il modo anche di fare una diretta tutti e tre insieme, anche in quattro, sarebbe carino. Sì, Su ma WhatsApp si può, eh? Su WhatsApp su quello chiamiamoci. là, su Zoom, non Zoom so. non lo so, non lo conosco, non me ne intendo. Quelli che abbiamo usato per... Ah, tu non c'eri perché tu eri in finale. Quelli che abbiamo Boh. usato per fare la trasmissione della Ah, finale quando con... eravate tutti collegati, che io non ti ho Sì. riconosciuta perché eri truccata, ho detto, oh Fernanda, ciao! Dopo ho salutato anche Montovoli, Sì, ai ai ai. fate stare lì 3 ore per far vedere un cuoricino, vabbè, ma Sì, lascia stare. infatti. Ah, c'è stato. Ma anche volevo dirti un altro che dice qua, che dice che ha sempre sto Paolo, un pesce lesse Se la l'altro, fai su WhatsApp non vi vediamo. Noi infatti facciamo le dirette su Instagram così ci vabbè. vediamo Infatti tutti se quanti proviamo a insieme. aggiungere Stiamo della gente. facendo apposta. Ma piccolo Lord, non vuoi fare con me? La diretta? No. Raccontami, ma stai scherzando? Cioè dici sul serio, non vuole Sì? fare la diretta? Ma perché? Questo. Ah, hai paura di fargli sempre gli insulti, ma vedrai che poi la Sì, facciamo anche una perché diretta con. sono entrata nella diretta di lui e Clizia e tutti chiedendo, ma il ti amo avete detto? E ho scritto, il ti amo è dopo il sesso. Ah, vabbè, ma tu sei tremenda, Fernanda. Io mi ricordo che eravamo io, te, Clizia e Paolo, e tu e Clizia ci raccontavate delle vostre feste incredibili a New York, nelle ville di Clizia, tu a New York, nelle discoteche di moda. Io e Paolo ci guardavamo come per dire, boh, hai mai fatto una festa? No. Quanti No. amici hai invitato? Boh, 7, 8. Te che festa hai fatto? Ma 400 persone. io ho portato le pizze. Ti ricordi quando facevamo finta che faccia bisogna fare per entrare in discoteca? Facevamo i buttafuori. Mamma mia, era divertente. Vai dietro, Sì, ti ricordi che divertimento, mamma mia. E non riuscivo a entrare perché no, no, signore, però lei. No, allora abbiamo detto, boh, pago, ma senza carisma proprio. No, no, io e Paolo siamo un po' tranquilli, diciamo, siamo molto tranquilli. 2.500 euro la tavola con le bottiglie, tu allora resto fuori. Eh sì, qua è. Cioè, budget 50 euro a testa, eh. Ai, 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 che divertimento. Insultano e basta, ma i tuoi fan mi odiano, No, ma sono. Ma va, se siamo stati amici sempre, qua non so io. Ah, Non devi leggere perché molte persone. sono delle... Non lo... Fernanda, è vera, ecco, Sì, infatti, però... Esatto. non, cioè, c'è tanta gente che ti ama, che sa che siamo amici, Dai. quindi non ti preoccupare, non ascoltare gli haters che è pieno e Senti, valgono ma per tutti. come Quindi un Barbara? messaggio a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo: se siamo qua a parlare, è per parlare Fai il davanti al cuoricino. pubblico che ci ha seguito, ma noi ci vogliamo bene. Sì, Veramente, quindi fai. non è che possiamo tanto star qui, non è per propaganda che ci chiamiamo, Ma che cazzo è me ne frega perché, me? esatto, noi è una bella rimpatriata davanti al pubblico, sì, Ah, però dalla è anche una rimpatriata cosa sincera potresti di. Io, chiudere. Fernanda, ripeto, 3 mesi lì dentro, mi ha sostenuto, mi è Mamma stata mia. vicino, abbiamo parlato, ci siamo divertiti, mi hai difeso molte volte senza parlare di momenti difficili lì dentro. Poi, per Aspetta, carità, io specialmente della sono. distanza, perché dicevo Eh? che panza, che mi piacciono la panza, non mi piace uomini Ah, squartati. questo Mi... sì, questo mi ha caricato molto a sapere che Nenei aveva la pancia come me, più o meno. Uomini Non so se squartati. hai fatto bene a dirlo, però mi ha caricato molto Sì, quella cosa, è no, stato bello. uomini squartati mi fanno un po' paura. Ecco, cosa? Uomini squartati nella pancia mi fanno un po' paura. No, Ah, squartati magari potessi esserlo, non ci riesco mi perché fanno un po' paura, mangio. mi prendono un po' tipo American Psycho, non lo Beh, so. dipende. Comunque Christian Bale in American Psycho era fighissimo, poi Adoro lui, numero uno, adoro. poi anche in Batman. Un Mamma saluto a mia, Pietro che ci scrive, è ecco uno qua. delle mie attori favorite, lui e Joaquin Phoenix, e che alla Sì. fine ha vinto L'ha vinto, l'avevamo indovinata quella. Oh, ma siamo rimasti paralizzati dentro la casa, non abbiamo più saputo niente, incredibile. Comunque è l'Oscar. Sì. dura star dentro il Grande Fratello.
compressi lì. È veramente un'esperienza intensa. La gente non immagina No. comunque quanto è faticoso il tempo che si ferma lì dentro, e Il adesso che è teatro è la... passato, quei 3 mesi Tu sembrano mi volati, no? capisci. No, peccato tu che hai figlio, hai due Leon, mi È stato capisci. faticoso proprio per quello Cioè, anche. E quella è tu la con due parte per cui... bimbe. Sì, quello è per Sì. me... Infatti, le altre volte che l'ho fatto, non avevo figli, era più È più facile. facile. Sì. Molto più Immagino. Poi facile. con il corona, tanto che io un'ora che mi hanno detto chi va via a casa, Fernando, Sì, infatti, ma tanto prima o dopo, comunque, Fernanda, sei arrivata al pubblico, sei arrivata fino in fondo. Comunque, no, sei una perché devo donna andare a energica e straordinaria. fare vabbè, chi mi capisce, chi non mi capisce, ciao, ciao. Poi Però no, quelle... purtroppo, ma a parte che sei stata gioviale con tutti, eri quasi amica di tutti comunque, quindi ben venga. C'è chi è più introverso, ha fatto meno amicizie e via dicendo, però io e te ci siamo trovati bene. Poi devo Ma è dire che possibile anch'io. fare con tutti? Solo i falsi sono amici di tutti. Solo Non ho capito. i falsi sono amici di tutti. È Se tu difficile poi vedere chi gioca, chi non gioca, sei bello, eccetera. Quindi. litighi, che fai, piange, che tu fai migliori amici, no? Se tu non hai una volta litigato con nessuno, perché o stai veramente solo giocando e non hai sentimenti, o sei un psicopata, no? A Non so. parte che poi uno in diversi Eccola, momenti riceve anche delle situazioni stressanti. Io, per esempio, ribadisco che per me il Grande Fratello è stato creare situazioni comiche, sì, divertenti, da basta, ma morire. innocuo. Io non ho mai offeso nessuno, veramente. And Quindi now, sono contento exclusive. del percorso che abbiamo fatto e sono contento di aver avuto un'amica come Fernanda vicino e Amore. spero che cerchiamo di ritrovarci presto. Sai quando si sta per spegnere il Oddio! telefono? Oh, Fernanda, aspetta che controllo. Il mio è 10%. E tu Ora devi vediamo. andare a Barbara, tu sai che Aspetta. io vado a vedere solo perché ci Il sei mio tu. è il 5. Stasera vado dalla Barbara, quindi sono da Barbara D'Urso stasera. E Io guardo. vado a Cologno proprio negli studi. Sai che mi spaventa un po' l'idea. Sicuramente sono tutti. No, ma guarda, È ti dico tutto sicuro, una però è la prima volta che esco veramente. Mi spaventa un po'. cosa. C'è un camerino per te, c'è un truccatore solo per te e tu non vedrai nessuno perché tu vai da Perfetto, solo fino allo studio e c'è non vedi perfetto. nessuno, è E si stranissimo. sta lontani da tutti. Mi hanno spiegato un po' le regole. Non c'è nessuno. Tu devi anche Ok, ho fare capito. entrata allo studio da sola praticamente. Ok. Comunque, sì, adesso non. Guarda, Fernanda, Ti ovviamente. guardo. Ah, quello sì, più che Sì. altro. Non voglio sembrare che non voglio parlare del coronavirus e di queste cose, però proprio in questa diretta cercavo di sdrammatizzare, di parlare di cose più divertenti, Sì, perché perché sennò... io sto cercando di capire sempre di più ogni giorno la situazione ed è chiaramente drammatica, quindi mando un saluto a tutti coloro che ci seguono. Ho tanti amici che hanno avuto questo problema, che hanno perso dei cari, quindi sto cercando di. Assolutamente, volevo dire questo. Io E il conosco. nostro compito, Fernando, è proprio rallegrarli con le cavolate che abbiamo fatto. Ma ti ricordi la serata a Tamarra, quanto abbiamo ballato? Quanti ricordi, che bello! Che bello, veramente bellissimo. Ah, con la promozione di Missy Elliott. Are you working and working? No, 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 how are you gonna work it? No, 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 say yeah. Sì. Bitch. It's your If you before I got get a big boot, let me search it and let me see how hard I gotta work it. If you have a Esatto. Ecco, quello che dico è che veramente a tutti quelli che mi seguono, Fernando è una mia amica, le voglio bene e c'è l'amicizia vera che ci unisce. Quindi sono contento di essere qui con Bunechinia. Grazie di tutto l'affetto che mi hai dato in 3 mesi lì dentro. Grazie di cuore, Fernanda. Sei stata anche tu, importantissima. Grande Veramente tanto forza. come lo sono stati Adriana, Che Demet, mi ha voluto Antonio. prendere in giro. No, io avevo le cose di Natale che ha usato Sara per la foto con le corne. E tu? No, Aiuto! Quello è pericoloso! hai E ho tu detto, così. speriamo che lei si Ah, comporti bene! sì! Hai così. No, c'è il coronavirus.
Esatto, no, quello con le corna, mamma mia, quello... E tu, ah, Nene, è Quello era uscito una ieri bella forma di sera. cerchietto, una bella di ce una, un bel cerchietto era. Vabbè, poi tu stai bene sempre, Fernanda, sei top model, sempre, e basta. Però sei mia Amore. sorella, quindi io non ti guardo per quello, ma sei Io non faccio bellissima mai anche. più senza di te, mio autore adesso ufficiale. E beh, se c'è da Ma fare qualche non scherzo... mi sta nel mio telefono. Adesso facciamo qualche... Ah, ok, allora un saluto a tutti, vi voglio No, ti voglio bene. dare un abbraccio. Scusa? Vieni, un Non ho abbraccio. capito. Abbraccio. Abbraccio Ti voglio mio. bene, Fernanda, un Oh, abbraccio virtuale. Ciao, abbraccio. tesoro, un saluto a tutti e Ti niente, voglio. ragazzi, grazie della diretta, ci si spegne il telefono, per fortuna ha retto. Cosa hai detto? Dammi un abbraccio. Ecco qua. Dai, ragazzi, un abbraccio. Fernanda, ti voglio tanto bene, a presto. Ciao a tutti. Come si Ciao. salva la diretta? Aspettate, cosa devo Allora, fare? tu devi fare termina in diretta e poi dopo ti chiede, vuole pubblicare sulle tue storie? Tu dici sì. Ok. Va Ciao a bene? tutti, ragazzi, buona serata. Ciao, ciao. Ciao Fernando, saluta Nene e le figlie Ciao, e anche i genitori. amore. Ciao tesoro. Ciao a tutti, Sara. Ciao. E te quiero ben. Ciao. Ciao a tutti, ragazzi. Fernando. Ho fatto sotterfugi, cose, sono sempre stato spontaneo 3 mesi, quindi quello che è stato è quello che conta. E stasera ci vediamo, che sono ospite da Barbara D'Urso, quindi sarò lì. A più tardi, ciao ragazzi, buona serata.